Salve, allora c'è un articolo interessante sulla stampa del 16 settembre di un certo Vito Mancuso. C'è un dio da difendere, questa immagine, molto bella. C'è un dio da difendere, ma non è quello della tradizione. È lontano dall'anima degli esseri umani e invocando conduce alla violenza. Dobbiamo quindi proteggere quello interiore, cioè il dio interiore, e non quella della tradizione, ok? Quindi molto, molto, infatti anche se andiamo a vedere alla ricerca del maestro interiore Vito Mancuso. Adesso leggeremo l'articolo perché è molto, così, illuminante, tra virgolette. E lui, praticamente, la sua tesi è stata... dal titolo La salvezza della storia, la filosofia di Hegel come teologia, quindi Hegel come teologia, e pubblicata in aprile, il titolo Hegel, teologo e l'imperdonabile assenza del principe di questo mondo, quindi l'assenza di Dio. Ok, adesso andiamo a vedere l'articolo che è molto, molto fa veramente capire come questa gente vuole unirci, togliere Dio, eccetera, eccetera, no? Il Dio di cui abbiamo bisogno non è, e non può essere più quello della tradizione, il Dio del monoteismo e delle guerre di religione, il Dio nel cui nome è stato compiuto pressoché ogni crimine proclamato, proclamando Dio lo vuole. Non può essere il Dio della morale unica e della famiglia unica che mandava all'inferno tutti i conviventi non regolarmente sposati. You got that? Considerati pubblici peccatori e quindi soggetti a un doppio peccato mortale, di adulterio e di scandalo. In un mondo del genere, come questo di oggi, non può esserci una morale del genere ancora, quindi è vecchia e va aggiornata. Quindi questo Dio è lontano dal cuore e dall'anima degli esseri umani e invocarlo non può che condurre al fallimento e alla violenza. Ok? Quale Dio ha in mente Meloni quando parla di Dio? Vabbè. Meloni, insomma, lasciamo perdere, però comunque sia, pensare di affrontare i problemi immensi di questo mondo con l'immagine e la teologia del passato significa, questo è un classico, lo dicono sempre loro. Ah, la Bibbia è un testo vecchio, non deve essere, non è al passo coi tempi. Significa alimentare lo scontro delle civiltà previsto da Samuel Huntington, qualche rettile che sta nel 93. E purtroppo oggi del tutto potenzialmente reale. Basta un niente, una sola parola perché essa divampi. Si pensi all'incidente di Ratisbona in cui incoronato, vabbè, lasciamo perdere. Il Dio che dobbiamo difendere, ecco, può essere solo interiore, ok? Il Dio interiore, no? Quello che dicono, quello che ormai cercano di diffondere, no? Alle pecore, c'è cioè questa roba orientale. Il Dio è dentro di te, capito? Perché ovviamente il Dio della Bibbia ha delle regole ben precise, che ovviamente al nuovo ordine mondiale mettono i bastoni fra le ruote, ovviamente. Il che significa che le religioni devono fare un passo indietro e si devono convertire a cosa? A qualcosa più importante di loro, al bene del mondo. Nuovo ordine mondiale. Abbiamo bisogno di un nuovo fondamento della nostra convivenza civile, il quale non può più essere il dio della tradizione, della patria, della sua natalità, che Giorgio Meloni dice di voler difendere. Quel Dio è stato consumato dalla storia a prezzo di molto sangue innocente. E lo stesso adesso loro, cioè, non sacrificano le pecore. È lo stesso Dio, per fare un esempio, che a proposito degli omosessuali parla così nella Bibbia: se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio. Dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Allora, questi passaggi
passi della Bibbia, questo è un classico, ci devi prendere così, senza il contesto, e dire, oh, sta dicendo di uccidere, cioè, tutti. Ma sì, purtroppo, siccome effettivamente il nostro mondo, cioè il rettile, siccome deve confondere gli umani, fargli scopare maschio, maschio, femmina, femmina, perché così in questo modo controlla la popolazione. E ovviamente va un po' in contrasto con quello che diceva la Bibbia, diciamo. E quindi loro devono dire che non va bene quella roba. E questo è il Dio che vogliamo difendere? In realtà da questo Dio dobbiamo difenderci, dobbiamo impedire che ritorni, dobbiamo evitare che ancora si ripresentino la sua violenza, la sua intolleranza, la sua paura, il suo terrore. E qui poi fanno altre prese fuori contesto della Bibbia, eccetera, eccetera. Allora, vediamo la conclusione dell'articolo, come finisce, molto bella. Ebbene, io penso, dice Mancuso, adesso vedremo chi è in dettaglio questo Mancuso. Ebbene, io penso che si debba cambiare completamente paradigma e pensare che il vero nome di Dio sia quest'altro, il Dio con loro. E quindi guardo un albero, una stella, un animale, un essere umano, uno straniero la cui lingua e la cui pelle sono diverse dalla mia, e penso, Dio con loro. E il vero nome di Dio, in quanto idea del bene e della giustizia, e coincide con la rottura del cerchio identitario e repressivo del noi contro loro, in cui i monoteismi e le ideologie politiche hanno imprigionato la mente. E in cui noi ci dobbiamo lasciar trascinare di nuovo. La mente è in cui non ci dobbiamo lasciar trascinare di nuovo, ok? Perché ovviamente crea divisione, che va contro il nuovo ordine mondiale, no? C'è questo noi contro loro. Cioè Dio ha voluto difendere la diversità. Cioè, Dio ci vuole così, non vuole questo mischiare, questo grigiume che stanno creando loro. Perché ovviamente loro, siccome ci devono rendere un ingranaggio piccolino, insignificante, e avere le tue tradizioni, le tue cose, ovviamente questo va contro il nuovo ordine mondiale, e quindi per questo loro stanno creando questo grigiume, questo vediamo, Lampedusa e tutte queste storie qua. Per questo io sto qua nel vostro paese, eccetera, eccetera. Per questo anche mia nonna, che era italiana, stava nel mio paese, mio, tra l'altro, mio. Cioè, che cazzo abbiamo noi? Noi siamo pecore. Nel mio ovile, originario, in Albania. Adesso andiamo a vedere chi era il nostro Vito Mancuso. Siete pronti, ragazzi? Partiamo dal suo sito. C'è una sua intervista sul coglione. Mancuso, come ha vissuto il lockdown di marzo e le restrizioni successive? Ha avuto esperienze dirette col coglione? Non ho esperienze dirette con il coglione, ho solamente avuto una segnalazione dall'app Immuni ai tempi in cui funzionava e veniva usata. Ho quindi fatto il test e fortunatamente, lui che è un grande credente, non dovrebbe avere paura di niente, sono risultato negativo. Ma un mio lontano parente di Monza è morto. Forse aveva 102 anni, ma è morto dal coglione. Nei momenti più terribili della pandemia. Lei lo farà il bacino? Penso proprio di sì, e lo farò con serenità. Cosa pensa delle teorie complottiste e negazioniste? Ha mai avuto tentazioni in questo senso? Assolutamente. Tentazioni di quel genere sono lontanissime da me. Penso che ci sia un grande senso di insicurezza di fronte alla complessità della realtà, per questo si sceglie di affidarsi a teorie così semplificatrici, perché danno sicurezza, così come appartenere a una setta. Ciò di cui veramente gli esseri umani hanno bisogno non è la libertà e non è neanche la verità, ma la sicurezza. Rileggiamolo. Ciò di cui veramente gli esseri umani hanno bisogno non è la libertà e non è neanche la verità, ma la sicurezza. Rivediamolo quest'essere. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sulla 7, sulla Rai, ovunque questo. Non ce ne dobbiamo.
Non è la verità, è la libertà, la sicurezza. E quindi, se una teoria di qualunque tipo, in questo caso antiscientifica, dà sicurezza e fa sentire le persone a casa, queste sono pronte ad abbracciarla. Potrai far vedere loro tutti i dati, ma se non cambiano il cuore e la mente, non li accetteranno mai. Credo comunque che si tratti di teorie ridicole. Trovo abbastanza improbabile che una menzogna planetaria possa venire imposta immediatamente in diversi stati. Ma quanto si possono comprimere le libertà? Lo Stato di diritto è un pericolo? Per fortuna che lo Stato lo ha fatto! Per questo è lo Stato, no? Per garantire, per prima cosa, la sicurezza della pecore, la sicurezza sanitaria! E mi viene da dire, meno male che viviamo in uno Stato di diritto capace ancora di far rispettare le proprie decisioni! C'è un'emergenza e c'è uno Stato che risponde al caso. È suo dovere farlo. Io non vedo proprio nessun pericolo e non credo che la libertà individuale sia minacciata. Chi dice che è in pericolo a causa del coprifuoco alle 10 è perché ci fanno stare chiusi in casa. È solamente un egoista che non ha idea che la sua libertà non sia l'assoluto. Nello Stato è a favore del bene comune e della libertà di tutti, ma anche dell'armonia che prevede far conciliare le diverse esigenze di ognuno. E se per fare questo non ti fa uscire dopo le 10 di sera, perché i tecnici dicono, gli esperti, che così bisogna fare per sconfiggere il coglione, lo Stato non fa che il suo mestiere. Allora, il nostro Mancuso lega la salvezza eterna, è un teologo lui, quindi lega la salvezza eterna non a un singolo evento storico, ma alla vita buona, cioè la morte di Gesù, ma alla vita buona e giusta, così da poter includere i giusti di tutti i tempi e di tutti i luoghi, compresi gli atei, gli agnostici, in perfetta coerenza con quello che ha detto Gesù, secondo lui. In ambito etico, Mancuso si è dichiarato a favore di contraccezione, fecondazione assistita, principio di autodeterminazione per il fine vita, donazione alla ricerca delle cellule staminali embrionali derivate da fecondazione assistita. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi, ragazzi, ricordiamoci le bellissime parole di questo grande teologo. Non seguite la verità e la libertà, ma la sicurezza.